Vuoi trasgredire? Non farti. Questo è il titolo del libro della giovane autrice Giorgia Benusiglio, presentato presso l'Aula Magna dell'Università di Rione Francioso a Potenza. Un evento firmato Rotaract che ha visto la partecipazione della Benusiglio, la cui storia è davvero del miracoloso. Sono una ragazza che lavora nell'ambito delle prevenzioni giovanili e per le sostanze stupefacenti, perché esattamente nel 99, quindi 16 anni fa, ho assunto mezza pastiglia di ecstasy. Nel giro di una settimana mi sono ritrovata con il fegato in necrosi e mi hanno letteralmente preso per i capelli. Avevo pochissime ore di vita, ho dovuto subire questo trapianto di fegato che mi ha dato una seconda possibilità. Da 10 anni mi occupo di prevenzione giovanile nell'ambito delle sostanze stupefacenti, perché credo che la prevenzione e quindi rendere consapevoli i ragazzi, gli adolescenti, sia la cosa migliore che si possa fare. Quindi per me è veramente importante che i ragazzi sappiano che anche solo con mezza pastiglia, come è successo a me, si può morire o si può incorrere in un trapianto di fegato per epatite tossica fulminante. Tra gli altri interventi, quello dell'avvocato Michele Napoli, che ha sottolineato quanto sia importante il ruolo educativo sia della scuola ma soprattutto dell'istituzione a riguardo. La politica dovrebbe preoccuparsi di lanciare questi messaggi alti che colpiscono il cuore della gente ma aiutano anche a rendere più consapevoli le opinioni e soprattutto il pensiero dei giovani. Sugli aspetti clinici della dipendenza si è soffermato il dottor Scappatura, neurologo dell'ospedale San Carlo di Potenza. Molte volte i ragazzi, durante l'assunzione di queste sostanze oppure l'assunzione di alcol, praticamente non si rendono conto di quali sono i problemi dovuti all'abuso, all'uso continuato. E ci sono molte volte delle ripercussioni cliniche, fisiche, sulla salute umana che possono condizionare notevolmente il futuro di questi ragazzi in occasione di abusi, in occasione di uso costante di queste sostanze. E i danni possono essere a livello epatico, come facilmente sappiamo tutti quanti, per esempio la cirrosi epatica, ma anche a livello cerebrale ci possono essere delle ripercussioni. La presidente Rotaract Maria Giovanna Rossi ha evidenziato l'utilità di questi momenti di confronto alla luce di numerosi casi di morte in città causati dall'assunzione di droga. Il continuamento proprio di queste sostanze e anche alcuni fatti di cronaca che sono avvenuti nella città ci hanno portato a mettere i riflettori proprio su questa tematica così importante, quale quella appunto della droga e dell'alcol.